Ciao artisti e benvenuti sul Davide Giochi Channel, arte a 360 gradi. Quest'oggi ricomincio con un'altra mia grande passione, quella del disegno. Per anni ho disegnato e, agli inizi del canale, quando le cose erano molto diverse, ho realizzato tantissimi tutorial su come disegnare determinati personaggi. Quei video sono stati cancellati tutti perché erano praticamente inguardabili e adesso voglio rifarli nel miglior modo possibile. Ma prima di cominciare, se volete divertirvi ma allo stesso tempo acculturarvi, iscrivetevi al canale e attivate la campanella degli avvisi per rimanere sempre aggiornati. Non avevo idea di chi potesse essere il personaggio che avrebbe dato nuovamente il via a questa tipologia di video. Poi però ho avuto un'illuminazione, ed eccolo alle mie spalle. Idefix, o Idefix se vogliamo essere più precisi. Perché ho scelto lui? Beh, sostanzialmente per tre motivi. Uno, è un cane e io stravedo per gli animali. 2. È bianco e nero, quindi piuttosto veloce da eseguire. 3. Nei prossimi giorni in libreria uscirà una nuova storia di Asterix, intitolata Asterix e il Grifone. Ho pensato che potesse essere un'idea carina disegnare un personaggio in concomitanza dell'uscita di un nuovo episodio della serie di cui fa parte, no? E allora, si parte! La peculiarità di questi video è quella di realizzare uno schizzo al contrario per ingannare il cervello e far sì che la mano disegni esattamente ciò che gli occhi vedono e non ciò che credono di vedere, e rinchiudere il tutto in una griglia quadretti per capire esattamente dove disegnare cosa. Nel frattempo, che ne dite di un po' di storia del fumetto? Idefix, a differenza di molti personaggi della serie di Asterix, non compare sin da subito. Bisogna aspettare il quinto albo, intitolato Asterix e il Giro di Gallia, uscito nel 1963 per poterlo vedere. In questa storia, Asterix e Obelix partono dal villaggio con un carro e compiono il giro di tutte le città della Gallia allo scopo di recuperare specialità locali per vincere una sfida contro i romani. Idefix compare nella nona vignetta della sesta tavola, seduto fuori da una salumeria Lutezia. Vedendo Asterix e Obelix carichi di cibo, comincia a seguirli e rimane non visto per tutto il viaggio. Solo nell'ultima tavola, una volta tornati al villaggio, Obelix si accorge di lui e decide di adottarlo dandogli una carezza e un osso. A partire dalla storia successiva, Asterix e Cleopatra diventano personaggio fisso a tutti gli effetti e appare in almeno una vignetta in tutti gli albi successivi, anche se in alcune storie ambientate fuori dal villaggio Obelix preferisce lasciarlo a casa. Il nome Idefix era stato scelto dagli autori dopo aver indetto un sondaggio sulla rivista Pilot e deriva dal francese idée fixe, cioè idea fissa. È un cagnolino bianco e nero che sta tutto in una mano e non è riconducibile a nessuna razza realmente esistente, anche se nei film dal vivo viene interpretato da un Westie, che probabilmente è la razza che gli somiglia di più. È molto affettuoso e socievole e fa facilmente amicizia con altri animali, tutt'altro atteggiamento ha nei confronti dei romani, e spesso dopo gli scontri con loro lo si vede portare in bocca un lembo di stoffa proveniente dalle uniformi dei centurioni. Come tutti i cani ha un ottimo olfatto che spesso si rivela utilissimo per individuare i cinghiali quando Asterix e Obelix vanno a caccia, ma in molte storie gli permette di individuare cose che ribaltano la situazione a favore dei protagonisti. A differenza di molti cani dei fumetti, Idefix non parla, però non esprime nemmeno i suoi pensieri. Comunque si può capire subito a cosa sta pensando poiché nei suoi balloon appaiono degli oggetti. L'unica eccezione sia in Le mille e un'ora di Asterix, quando di fronte a un gioco di parole piuttosto triste di Assurance Turix pensa e vuol farsi credere un poeta. Ultima curiosità, in Asterix e la Traviata trova una compagna e diventa padre. Chissà quali altre avventure gli faranno vivere in futuro Jeannine Ferry e Didier Conrad, i nuovi autori che hanno preso il posto di René Goscinny e Alberto Uderzo. Staremo a vedere. Io nel frattempo ho finito. Cosa ve ne pare? Ok artisti, il video finisce qui. Se vi è piaciuto, lasciatemi un like, commentate che mi fa sempre piacere e iscrivetevi al canale. Seguitemi anche sugli altri miei profili social, link nella descrizione. Condividete il video con tutti i vostri amici, familiari e conoscenti e cliccate anche sull'end card. Oh, e se per caso volete che parli di qualcuno o qualcosa in particolare, chiedetemelo, sono sempre aperto ai video su richiesta. Vi aspetto sempre qui, al prossimo episodio del Davide Giochi Channel, arte a 360 gradi. Ciao!